La vita è molto bella, secondo me, quando si fanno quegli incontri lievi. Sapete, gli incontri lievi. E quindi oggi ho incontrato la figlia, una zitella, con questo suo cappotto, sempre il solito cappotto grigio, gli occhiali, una zitellina. Avrà 55-60 anni, forse di più. Ed era la figlia, la conoscevo perché era la figlia della mia cartolaia. Allora passo, ci incrociamo. Buongiorno signora, buongiorno. Poi si rigira e mi dice: sa che è morta mia mamma? Faccio: no, non lo sapevo. Sì, ha avuto un ictus. È stata in ospedale, poi aveva problemi di deglutizione. Poi non c'era niente da fare, l'abbiamo portata a casa. Iniziava a raccontarmi tutto. E io non pensavo più a questa cartolaia, era la cartolaia di quando vivevo in Via Foppa. Certe persone non ci pensi più, la cartolaia è simpatica. E quando mi ha detto: lo sa che è morta mia mamma, come un diavolo a molla che esce da una scatola, ho resuscitato nella mia memoria, no? La memoria resuscita. Le persone, questa simpatica vecchietta che è morta a 89 anni, che era la mia cartolaia, e la figlia zitella mi diceva che guardava nel vuoto a un certo punto, gli ultimi giorni, e io le ho chiesto: ma qual è l'ultimo gioco che lei ha fatto con sua mamma? E lei mi ha detto: l'ultimo gioco era: mamma, fai finta di parlare al telefono con me. Era sul letto, fai finta di parlare al telefono, quando parli al telefono ti sforzi di parlare con me. E questo è stato l'ultimo gioco. E poi mi fa: certo è dura essere sola in quella casa adesso. Ma chi è? Quando mi disturbano i monologhi di autofiction, autonarrazione, che mi dicono che sono un precursore dell'autofiction, scusate. Cioè, questo magari sta lavorando. Io odio le persone che lavorano, non le sopporto delle volte. Cioè, le odio quando mi interrompono. E insomma, ho avuto un momento di commozione perché io le ho detto: lo so, anch'io ho provato cosa significa perdere un genitore, mio padre. Il giorno dopo è proprio l'assenza, la senti come un pugno nello stomaco. Però le ho detto: poi bisogna imparare a nutrirsi di questa assenza. Mi piace sempre citare quel verso di Bertolucci, di Attilio Bertolucci, che dice: assenza più acuta presenza. E quando ho detto questo verso, la zitellina si è commossa col suo cappotto grigio e i suoi occhiali, e io l'ho abbracciata. Sono una brava persona, l'ho abbracciata, l'ho abbracciata. E ci siamo lasciati. Questo è stato un incontro lieve, no? Perché io la rivedrò chissà fra quanto, cioè. Però è interessante. Mi piace quando la vita ti dà queste occasioni, quando senti l'intimità. Infatti il concetto di amico intimo io non lo concepisco. Io mi sento intimo con tutte le persone, intimità, anche con un sasso, con un fiore, sento l'intimità. Il mio fiore intimo, il mio sasso intimo. Bene, ieri, per cambiare argomento, autonarrazione, autofiction, eravamo io, Piero, Ric, Franz Barraggino, giornalista del Fatto Quotidiano, anche lui,
Roberto Farina, mio fratello, scrittore. Eravamo da Fiore, il nostro ristorante preferito qua a Milano, e c'erano una coppia di donne. Da Fiore vanno queste coppiette di donne da sole, senza uomini. E una in particolare, c'era cioè una bionda, una mora, una in particolare ci piaceva, no? Queste bellissime gambe. Poi abbiamo scoperto che Fiore ci ha detto, il proprietario Alessandro ci ha detto che è una che insegna Pilates, quindi era molto Pilates, non so neanche che cazzo è. Io sono Pelates, no, questa è bruttissima, scusa. Infatti era molto in forma, molto. Allora si parlava, adesso dobbiamo cenare fino alla fine e aspettare che si alzi. Così guardate le gambe che erano meravigliose. E allora abbiamo aspettato e si sono alzati. E sono andato a pagare il conto. E Franz, che Franz è matto, Franz Baraggino, è matto. Loro hanno pagato, sono uscite. E lui è uscito. Ma vi piacciono ragazzi? Bisogna far così con le donne. È uscito dal ristorante, le ha fermate e poi abbiamo saputo che ha detto: i miei amici vi vogliono conoscere, dovete assolutamente rientrare dentro. E loro hanno detto: no, fai uscire fuori i tuoi amici. Allora lui è tornato trafelato nel ristorante, eravamo io, Roby, Piero, e ci ha detto: ragazzi, subito, uscite subito, le ho fermate, uscite che vogliono parlare con voi, uscite subito. E io stavo quasi per scappare nel bagno perché sono timidissimo. Ma che usciamo? Ma che dici? Anche Roby, mio fratello, è timido, Piero pure. E lui, Franz, ho fatto questo per voi, dovete uscire subito. Ci guardavano tutti nel ristorante, allora siamo usciti. Io per ultimo, ovviamente. Volevo quasi defilarmi, sono un timidone, l'ho scoperto ieri, no, ma lo so che sono. E allora siamo andati, c'erano questi due ragazzi, ragazze, l'insegnante di Pilates. E l'altra amica bionda, Valentina e Heidi si chiamavano. Valentina e Heidi. E qualche battuta, così un po' di imbarazzo, però siamo riusciti in quattro a fare qualche battuta, a farle sorridere. Poi a un certo punto ho detto: e di cosa vi occupate? E lei mi fa: Ricky Farina, perché aveva sentito il mio nome. Ricky Farina, non si può dire tutto così al primo incontro. Poi dobbiamo andare a letto che domani ci svegliamo presto, siamo stanche. Piero fa: fate i mercatini? E loro si sono messi un po' a ridere. E poi si sono abbracciate e hanno detto: noi ci amiamo, ci dispiace per voi. Cioè, Valentina e Heidi hanno fatto finta di essere lesbiche, ma adesso io mi incazzo, quando le donne fanno così, io mi incazzo alla grande. Cioè, hai davanti Ricky Farina, il sottoscritto, Piero Ricca, Franz Baraggino, Roberto Farina e fai la lesbica. Pilate sono un Pilate, vabbè, comunque erano simpatiche, abbiamo scoperto che anche loro frequentano Fiore spesso e quindi forse ci rivedremo, ma... Franz è stato veramente forte, è uscito, le ha fermate, è stato veramente, io non ce la faccio, io non ce la faccio fare così con le donne, non, proprio non ce la faccio. Crista patuzza di una santuzza di una scacchizzica. E poi Franz mi ha detto una cosa tremenda al tavolo del ristorante, mi ha detto: Riccardo, tu non devi avere problemi con le donne per due motivi. Uno, perché sei un bell'uomo. Grazie, Franz. L'altro motivo è che fra 20 anni sarai vecchio. Scusate. No, mi chiamano.